La ringrazio, Presidente. E per il suo tramite vorrei dare alcune risposte a molti quesiti che qui sono stati sollevati sull'atteggiamento che ha avuto e che ha il Partito Democratico complessivamente su questa legge e su questo emendamento. Intanto vorrei dire, io personalmente siedo in questo Parlamento perché ho svolto, come da statuto del mio partito, le primarie. Sono risultato primo nella città dove abito e con la scelta che hanno fatto gli elettori del Partito Democratico abbiamo costruito le liste che hanno portato in questo Parlamento i nostri parlamentari. In secondo luogo, io penso di aver ascoltato opinioni molto legittime che indicano modelli diversi di scelta degli eletti rispetto a quello che è stato messo al centro della legge elettorale che stiamo votando in questi giorni. Però vorrei togliere, e l'ho già fatto in altra occasione, signora Presidente, ma lo vorrei ribadire, togliere dal tavolo del nostro dibattito l'ipotesi che chi non sceglie il modello di voto delle preferenze stia compiendo un atto anticostituzionale. Perché lo dice nella sentenza 1 del 2014, questa sentenza dice, sulla base di analoghi argomenti, riferisce che la Corte si è già espressa per la legge che c'era nei comuni sotto i 5.000 abitanti fino al 1975 e nelle quali gli elettori avevano il compito di votare le liste e non i candidati. Quel metodo di indicare, cito la Corte tra virgolette, l'ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino, a libertà a condizione che quest'ultimo sia pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento, sia nel votare, nel modello successivo, questo o quel candidato incluso nella lista prescelta. Quindi tutte legittime le opinioni che ho ascoltato, con grande attenzione e rispetto, perché molte di esse si iscrivono nelle tradizioni politiche non solo del nostro Paese ma anche di altri. Ma non che chi ha quest'altra opinione esprima un parere anticostituzionale. Secondo, qui ho sentito citare da autorevoli colleghi, penso all'intervento del collega Rabino, la preferenza per un sistema a collegi uninominali, che per esempio anche io ritengo un sistema buono. Ricordiamoci però che in altri paesi, anche di questo continente, dove vige quel sistema, collegi uninominali, allora anche quei paesi ai quali alle volte noi guardiamo come esempio di democrazia, anche quei paesi hanno sistemi elettorali che ledono il principio di uguaglianza totale tra il voto espresso del cittadino e la rappresentanza parlamentare. Cioè esistono paesi ai quali noi guardiamo come esempio di democrazia che non hanno un'espressione del voto che sia attraverso le preferenze. E quindi, scusate, ragioniamo sul piano della legittimità delle idee di ognuno di noi, perché anche io voglio che questo Parlamento sia rappresentativo il più possibile, e i prossimi Parlamenti, della volontà degli elettori, che non si esprime unicamente con la metodologia delle preferenze. Innanzitutto perché ciascun partito può dotarsi, come ha fatto il Partito Democratico dalla sua nascita, di un sistema assoluto di scelta dei propri elettori attraverso il metodo delle primarie che ha scelto per esempio anche il partito di Sel e che costituisce il filtro per la scelta delle candidature. Ed in secondo luogo, perché la sentenza della Corte Costituzionale, censurando il modello del Porcellum, censurava, è scritto nella sentenza, in particolar modo la lunghezza di quelle liste, che impediva la conoscibilità dei candidati agli elettori, così che non è più cosa che non è più in questo metodo. Infine, ho finito, Presidente, vorrei dire ad alcuni colleghi del Movimento 5 Stelle, per il suo tramite, che ci hanno ricordato il voto con cui questo Parlamento ieri ha bocciato la possibilità, secondo me auspicabile, che la legge contenesse un principio di salvaguardia, l'ultimo emendamento per esempio quello famoso del 40-60. Io accetto critiche da tutti sul principio di salvaguardia e antidiscriminazione, non certo da chi ha votato contro quegli emendamenti come il Movimento 5 Stelle. Grazie.